Ciao Emanuele e grazie per la disponibilità. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sostanzialmente, insomma, che segui quanto accade in questa nell'area in quest'area dell'Asia, sei stato chiamato a scrivere, insomma, quanto accade il giorno di Ferragosto e sostanzialmente è successo un po' di tutto, insomma, si parlava di Kabul vicino alla caduta, non solo è caduta la capitale, il presidente è fuggito dicendo evitiamo, cerco di evitare spargimenti di sangue, dall'altra parte i talebani hanno anche detto che la loro idea era di ottenere, insomma, il controllo del paese, ma in maniera pacifica, pronti a dichiarare l'Emirato Islamico. Sostanzialmente l'hanno già fatto, forse manca il passaggio vero e proprio, ma è come se l'avessero fatto. Dunque l'Afghanistan è completamente in mano ai talebani, insomma, e la giornata di ieri, che è stata caotica, potrebbe essere solo l'inizio, sostanzialmente. Allora, dunque sì, l'Afghanistan è in effetti in mano ai talebani. Da ieri i combattenti, inviati diplomatici, politici del gruppo sono entrati a Kabul. I miliziani hanno circondato Kabul prendendo posizioni su tutti i principali checkpoint della città, mentre delle figure che possiamo definire diplomatici, politici, talebani al palazzo presidenziale incontravano Ashraf Ghani, che è il presidente dell'Afghanistan. Trattavano fondamentalmente la resa. Ghani si è arreso ai talebani per evitare, come lui stesso ha ricordato e come tu ricordavi, spargimenti di sangue. I talebani sono entrati a Kabul e da ieri hanno di fatto riformato quello che è l'Emirato Islamico Talebano dell'Afghanistan. Ora manca questo passaggio simbolico che stiamo aspettando, cioè una proclamazione dell'Emirato che avverrà molto probabilmente dall'interno del palazzo presidenziale. E è successo tutto molto in fretta, o meglio, è successo con una velocità molto più elevata rispetto a tutti gli assessment dei comandi militari occidentali, perché fondamentalmente l'esercito afghano non ha combattuto. Non ne sto facendo una colpa, sto facendo un'analisi dei fatti. Sì, stai riportando quanto accaduto, ci mancherebbe. I talebani hanno conquistato tutte le principali città del paese con una campagna tattica strategica a morsa, a chiudere Kabul, che si trova su una fascia centrale dell'Afghanistan. Sono partiti dall'esterno, hanno accerchiato Kabul, stretto Kabul, però fondamentalmente non ci sono state battaglie lunghe, scontri sanguinosi, non è stata ovviamente una processione, una cerimonia, però non si è particolarmente combattuto. Sono state piene le settimane scorse le notizie di fughe di soldati afghani che fuggivano in Iran, in Uzbekistan, in Tagikistan, cioè oltre confine per scappare alla furia talebana. L'Afghanistan era, come diceva Biden, un paese che aveva un equipaggiamento militare e una formazione militare teoricamente adeguata, ma questa formazione militare e questo equipaggiamento non è stato messo in uso contro l'avanzata dei talebani. Non perché chi doveva combatterli era colluso con i talebani o volesse il ritorno dei talebani, Sì. ma molto probabilmente perché c'è stata una sorta di scoramento, una sorta di perdita di fiducia, paura, mettiamola sotto il punto di vista delle componenti psicologiche, e si è preferito la resa piuttosto che la lotta. Ecco. Ad oggi l'Afghanistan, oggi 16 agosto 2021, è nella stessa condizione di prima dell'11 settembre 2001, cioè dopo 20 anni di intervento militare americano prima e poi NATO, l'Afghanistan è tornato in mano ai talebani, secondo quel vecchio detto che i talebani riproponevano come anche come
slogan per mantenere la fiducia tra i propri combattenti: voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, dicevano riferendosi ai soldati occidentali. Ossia, piano piano i talebani sono stati in grado di mantenere la loro dimensione operativa, sono stati in grado di tenere in mano le armi, nonostante abbiano perso parte della catena di comando del gruppo, sia stata eliminata. Il Mullah Omar, che era il fondatore e la guida spirituale, è morto nel 2013, poi è stato annunciato soltanto nel 2015. Il Mullah Mansur, che era il suo successore, è stato ucciso in un raid americano nel 2016. Insomma, hanno tenuto e sono tornati a prendersi il paese. Domanda che rappresenta anche un po' il titolo di un altro tuo approfondimento sull'Afghanistan: tornerà a questo punto a essere un santuario del terrorismo? Cioè, con l'Afghanistan in mano ai talebani, dobbiamo aspettarci una situazione tipo ISIS, per intenderci? Cioè, c'è da temere il peggio, dato che, insomma, qui poi questo è un pezzo che credo che tu abbia poi aggiornato successivamente, ma che dice nel sommario: molto probabilmente tra poche settimane i talebani controlleranno nuovamente l'Afghanistan, lo stanno già facendo. Scusate, come detto, insomma, la ripresa con aria condizionata che ti spara sulla testa, il corpo non è abituato, e quindi sto elargendo starnuti dall'inizio della diretta. Ma battute a parte, Emanuele, dicevo, tornando al titolo di quest'altro tuo approfondimento, c'è da temere davvero il peggio in questa direzione? Allora, il grande tema è probabilmente questo qua. Facciamo un passo indietro. La guerra in Afghanistan è stata lanciata, avviata dagli americani perché avevano individuato nel regime talebano l'entità territoriale e strutturale, statuale, che proteggeva Al-Qaeda, che gli americani ritenevano di fatto responsabile degli attentati dell'11 settembre. Da lì in poi gli americani hanno attivato l'articolo 5 della NATO, quindi quello che riguarda la difesa collettiva, perché l'attentato dell'11 settembre era di fatto un attacco contro la nazione da un rivale degli Stati Uniti. La NATO è entrata in guerra, è andata a combattere i talebani e Al-Qaeda. Ora il punto è questo: sono tornati i talebani, l'Afghanistan tornerà ad essere un santuario di Al-Qaeda? Molto probabilmente no, e non all'inizio. Al-Qaeda del 2021 non è Al-Qaeda del 2001, sono passati 20 anni, è molto meno organizzata, è molto meno forte, non c'è più Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, che è il leader attualmente di Al-Qaeda, vive rifugiato da qualche parte, probabilmente tra l'Afghanistan e il Pakistan, nelle province del Waziristan, ma dal punto di vista della presenza e della forza e della capacità nel mondo del jihad, Al-Qaeda è stata molto ridimensionata, anche perché nel frattempo si è sviluppata la storia dello Stato Islamico, dell'ISIS. Non tornerà ad essere un santuario di Al-Qaeda, molto probabilmente, anche perché Al-Qaeda, almeno inizialmente, diciamo così, accetterà ciò che i talebani vogliono, ossia vogliono crearsi la capacità di essere internazionalmente riconosciuti. Quando l'amministrazione Trump nel gennaio 2020 ha stretto l'accordo con i talebani per l'uscita dall'Afghanistan, uno dei termini di questo accordo era appunto che i talebani non avrebbero più potuto dare diciamo così, copertura e ospitalità, chiamiamola così, ad Al-Qaeda per lanciare poi attacchi contro l'Occidente. E questo credo che sia, almeno nel prossimo futuro, possibile. La domanda da porsi successivamente è però un po' quella che dicevi tu: quanto questa conquista di un gruppo jihadista, di fatto, che ha intenzione di imporre la Sharia, anche se annuncia di volerlo fare in forma più soft, per quanto possa esistere una forma soft di Sharia, insomma, quanto questa cosa possa diventare un esempio internazionale per tutti coloro che, diciamo così, seguono quelle istanze,
sentono questa chiamata e sentono, diciamo così, questa volontà di diventare proseliti di un gruppo jihadista. Voglio dire, la grande forza dello Stato Islamico, del califfato di Abu Bakr al-Baghdadi, è stata quando nel 29 giugno del 2014 il califfo è salito sull'altare, diciamo, della moschea blu di Mosul e ha dichiarato il califfato. In quel momento il terrorismo, il radicalismo islamico aveva un suo Eden terrestre, aveva una sua dimensione di riferimento, aveva uno spazio fisico che qualsiasi persona, non soltanto in Iraq o in Siria, ma qualsiasi persona in Canada o in Indonesia poteva prendere come esempio e poteva avere come, diciamo così, entità fisica palpabile per certi versi a cui ispirarsi, e da lì potevano nascere gesti di i cosiddetti lupi solitari, cioè coloro che per forme di autoindottrinamento o per forme di indottrinamento legate alla diffusione online delle istanze jihadiste andavano e colpivano, motivate dal fatto che questo territorio tra Siria e Iraq era amministrato da un gruppo radicale islamico, da un califfato, da un califfo. Per certi versi l'emirato che si sta formando sotto il controllo talebano in Afghanistan può essere simile. E a questo punto la domanda, l'ultima che ti pongo, perché poi il tempo a nostra disposizione si è quasi concluso, è: la comunità internazionale come reagirà e come sta decidendo di reagire? Perché ricordiamo che, insomma, poi c'è stato il ritiro delle truppe americane degli alleati dall'Afghanistan, e c'è anche un rapporto, quello dell'Afghanistan, con la Cina, e qui c'è un altro tuo approfondimento su progettoradici.it, la Cina che dialoga con i talebani. E allora, insomma, torniamo alla domanda di prima, cioè la comunità internazionale come si sta muovendo, insomma, per la gestione di questa situazione? Comunità internazionale è un'espressione abbastanza ampia, come detto l'America evidentemente la vede in un modo, la Cina in un'altra. Allora, anche qui torniamo al punto di prima. I talebani hanno una necessità e un obiettivo soprattutto, che è quello di essere in qualche modo riconosciuti da quella comunità internazionale che è sfaccettata, sì, e che ha da una parte, diciamo, la componente occidentale che anche per volontà strategica dell'amministrazione Biden si sta diciamo sempre più consolidando attorno a quella che lo stesso Biden definisce la Lega delle democrazie, il rispetto dei diritti democratici, dei valori democratici, dei diritti e delle libertà individuali, però anche delle componenti come la Cina, come la Russia, come l'Iran, come altri paesi che si identificano come modelli alternativi a quello democratico. Quindi, sotto questo punto di vista, torniamo un po' al punto di prima, ossia: se i talebani riusciranno a fare in modo che la loro dimensione statuale acquisita con la conquista dell'Afghanistan non diventi di ispirazione al terrorismo, se riusciranno a tenere in parte Al-Qaeda, diciamo così, fermo, e se combatteranno lo Stato Islamico, che si è andato a formare in una filiale nell'arco del tempo all'interno dell'Afghanistan, che si chiama Islamic State nel Khorasan, che è una provincia storica che comprende l'Afghanistan ma anche parti dell'Iran e del Pakistan. Dunque, se riusciranno ad essere per certi versi degli honest broker, io credo che riceveranno un riconoscimento. Non sarà Washington, non sarà Bruxelles a darlo, ma sarà Pechino, che già ha avviato delle interlocuzioni da diverso tempo con il gruppo e che già si è detto disposto ad accettare il riconoscimento dei talebani come rulers in Afghanistan. Potrebbe essere la Russia, potrebbe essere, per certi versi sicuramente lo sarà, il Pakistan, potrebbe essere l'Iran per necessità, visto che i paesi confinano, per stabilità regionale e per stabilità ai propri confini Teheran potrebbe essere interessato a dare qualche forma di riconoscimento ai talebani, potrebbe essere anche per esempio la Turchia, o potrebbe essere ancora l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, che già in passato avevano riconosciuto il governo talebano.
Dunque questa è la situazione e vi rimostro nuovamente anche la situazione delle strade di Kabul, eccola qui attraverso le immagini di Twitter che ci propone ansa.it, tutto bloccato, tutto fermo, tutti in fuga verso l'aeroporto, verso insomma una libertà che non è detto arrivi per evidentemente i cittadini che sono coinvolti in questa situazione e che abbandonano le macchine bloccate nel traffico per raggiungere a piedi i punti identificati insomma dagli abitanti di Kabul e dagli afghani per trovare insomma in qualche modo una via di fuga. Ribadiamo, queste sono immagini che arrivano da Twitter proposte da ansa.it. Formiche.net, tutti gli approfondimenti su un tema così delicato e che ovviamente non è ancora finito di svilupparsi, ovviamente, come dicevamo, questo potrebbe essere appunto soltanto l'inizio. Intanto, Emanuele, ti ringrazio per essere stato qui con noi e per averci dato qualche informazione in più, per averci spiegato la situazione. Buon lavoro a Emanuele Rossi. Grazie a voi.